Sarà Fraterosa la capitale al quadrato del progetto 50x50 nella settimana che va dal 22 al 28 aprile, La terra elogio della cultura. Questo il titolo del programma che sottolinea il legame con la natura, tema cardine di quest'anno da capitale per Pesaro 2024 e che riscopre storie e bellezze del territorio. Eh, noi abbiamo lavorato sul concetto proprio della natura e della cultura e lo abbiamo un po' trasformato sulla terra della cultura, quindi intorno al concetto di terra. La terra come paesaggio da vivere nelle nostre colline, da fare escursioni, eh, passeggiare, ma anche la terra che da diciamo, più di 100 anni e eh, dà diciamo, eh, vita alle ceramiche di Fratte Rosa, le Terrecotte, una ceramica d'uso e quindi abbiamo lavorato per mettere in mostra eh, sia le ceramiche del passato eh, sia le ceramiche attuali, oggi abbiamo quattro artigiani che si dedicano a, a questo. Lo abbiamo fatto coinvolgendo chi negli anni 80 e 90 ha lavorato insieme a Fratter grandi nomi. E come a Pesaro conoscerete sicuramente Franco Bucci e oggi con Casa Bucci, con la figlia eh, abbiamo improntato un bel, un bel programma eh, di iniziative e lo abbiamo fatto con eh, Luca Sguanci figlio di Loreno Sguanci eh, dell'archivio Sguanci che ha, eh, ha collaborato con lui in iniziative coinvolgendo anche le nostre scuole a metodo, a metodo Montessori lo abbiamo fatto anche insieme a Mauro Tamburini che ha, fatto, ha firmato con le sue fotografie un libro storico di, di Fratterosa e oggi le ha un po' rivisitate nella Fratterosa eh, attuale. Eh, la stessa terra con la quale facciamo le, le ceramiche d'uso di Fratterosa eh, è la stessa terra dove cresce anche il nostro prodotto tipico che è la fava di Fratterosa, l'unico presidio slow food della provincia di Pesaro Urbino e quindi troverete, eh, chi verrà troverà nei nostri nei ristoranti, nelle osterie, eh, troverà piatti a base di di fava, eh, ci saranno laboratori dell'artigianato nelle botteghe, laboratori per la produzione del taccone che è una pasta eh, che si fa con la, la farina di, di fava e quindi chi viene potrà, diciamo. Eh, vedere eh, come dalla terra eh, viene poi lavorato un pezzo e, e trasformato in un oggetto d'uso e come viene eh, poi fuori anche un cibo che viene assaporato sulle nostre, sulle nostre tavole. Avremo anche durante la settimana un artista che, eh, Meg X che eh, lavorerà eh, in un'opera sempre fatta con eh, terracotta, e sarà un'opera che poi verrà donata al comune di, di Fratterosa, un'opera pensata. Per uh, questa occasione per Pesaro 20 2024 insieme a, a Fratterosa. Poi avremo spettacoli, concerti. Chiuderemo con il concerto di un pianista eh, che da tanti anni collabora con Fratterosa, un direttore d'orchestra Sigmund Weinmeister eh, che da 18 anni anima il Santa Vittoria Festival e l'ultima del domenica sarà legata appunto un'anteprima del Santa Vittoria eh, Festival. Ecco, Durante la settimana ci saranno tanti, tanti eventi, tante iniziative. Sarà un comune che ha una grande tradizione artigiana, una grande tradizione artistica, una grande tradizione storica, anche, ma anche un grandissimo paesaggio. E la natura e la cultura viene interpretata a partire dalla terra, la terra che si calpesta, la terra che si coltiva, la terra della eh, varietà di prodotti eh, agroalimentari, ma anche la terra che ha fatto poi la storia, delle, delle terre cotte, tant'è che Fraterosa Rosa è con Pesaro e con Urbani, anche nell'Associazione Italiana Città della Ceramica, anche su questo ci legano tanti progetti. Eh, un programma molto ricco, anche molto sfidante. che che parte da una storia antica ma anche recente di tanti artisti che in nome appunto delle trecotte, della, della ceramica e della lavorazione dell'argilla hanno eh, calcato il, i selciati di, di Fraterosa e anche dell'incontro tra gli artisti. Ma anche Un'attenzione molto forte alla biodiversità, un'attenzione molto forte alla varietà delle coltivazioni, un'attenzione molto forte all'alimentazione. La favetta di Fraterosa è l'unico presidio Slow Food della nostra provincia, allo stesso modo Slow Food è riconosciuto negli ultimi mesi anche il particolare strumento di cottura, sempre in terracotta che verrà quindi anche presentato e fatto conoscere ancora di più ai viaggiatori ma anche ai cittadini della nostra provincia in questa settimana così importante e così strategica.